la porta che mandavano delle somme da questo ente, e quindi questo ci ha consentito di fare i primi bilanci. Ora ci apprestiamo a farne un altro, ma sicuramente l'impegno che avevamo preso con la città era un impegno che avevamo preso in tanti, anche con altri gruppi politici che oggi non sono presenti con questa squadra. Però, siccome il mio impegno nel doppio in carica, che anche se la Corte Costituzionale ha detto che non si può più avere questa doppia carica, ma io mi sono candidato e presentato alla città quando la legge 2 anni fa mi permetteva di fare ciò. E l'ho fatto caricandomi e sapendo in parte dei problemi che aveva quest'ente. E l'ho fatto con uno spirito, ve lo dico con molta onestà, di abnegazione, pensando però di avere la collaborazione da parte di tutti in questa impresa del risanamento delle casse della città, ma nello stesso tempo pensando che io nella doppia veste, ma avendo anche l'opportunità di avere degli amici che qua anche oggi sono presenti alla regione siciliana e anche a Roma, non è presente qua l'onorevole Catanoso perché è per strada, perché è sceso dall'aereo in questo momento. Noi non dovevamo e non dobbiamo perdere neanche un'opportunità di quelle che abbiamo già avuto e in parte li abbiamo, diciamo così, consolidati, ce l'abbiamo i decreti nel cassetto. Sicuramente oggi ancora non sono visibili perché si devono fare tutti gli espletamenti di gare o procedure varie, e non vogliamo assolutamente perdere neanche un'opportunità di quelle che potranno essere i nuovi decreti che di qua a breve andremo a fare alla regione siciliana per questo territorio, perché è un territorio di Cimatena che ha bisogno di questo. E io l'ho detto spesso, in una visione anche di quello che domani potrà essere quest'Italia con l'ingresso del federalismo, è forte dubbio che noi dobbiamo andare a fare i conti e dobbiamo andare a fare la differenza di quello che potrebbe essere un comune dell'Alta Italia, nel Triveneto, dottoressa, che ha 30 e passa mila abitanti, ma con una realtà sicuramente economica che gli permette di vivere. Un comune come il nostro, la Cicatena, dove la realtà economica più importante, ma l'unica, è un'azienda che si chiama Dacca, ma poi alla fine nel territorio abbiamo delle microimprese che non ci consentono di avere un ritorno da un punto di vista economico per gestire quello che è il necessario di una città come Aci Catena di 32.000 abitanti. E allora cosa fare? Possiamo aumentare sempre le tasse ai cittadini? Non può essere, ma può essere la realtà economica della nostra città, sempre pensando a quella parte che rimane di Aci Catena nell'edificazione selvaggia che fino ad oggi è stata fatta. Sicuramente non è questo l'impegno di questo sindaco e di coloro che si sono messi attorno a questa squadra, ma è quello di trovare una possibilità per chi vuol venire a investire nella nostra Cicatena. Una cosa che abbiamo fatto fin dall'inizio, quell'opportunità delle zone franche, ci siamo aggrappati subito a questo importante strumento. Al CIPE eravamo i settimi, non è stato possibile dalla parte dello Stato perché ha preso i primi 3, ma ora con l'ultima finanziaria la regione siciliana, che ha stanziato dei fondi per tutte le zone franche, a Aci Catena avrà questa grossa opportunità, e principalmente la zona loro, su cui con questo e anche col progetto un ulteriore investimento di 5 milioni di euro che faremo sulla zona loco, sicuramente sarà una grossa opportunità non solo per i residenti, ma per chi anche vorrà venire a investire nel nostro territorio. Questo sicuramente è l'impegno che noi abbiamo messo, l'impegno che metteremo, è l'impegno che anche questa squadra che oggi sto presentando, in parte 3 che abbiamo riproposto, il vice sindaco Petralia, il Barbacallo e Pulvirenti, e questi fanno parte di una squadra
il vice sindaco è una questione che dal primo momento era, diciamo così, una prerogativa del sindaco, mentre i Barbagallo e Polvirenti, che fanno parte del PDL, non trovano in questo momento una rotazione per un motivo che ho detto pubblicamente. In questo momento bisogna fare chiarezza all'interno del PDL. Ho voluto riconfermare quelle che c'erano, poi magari più di qui in avanti discuteremo. Poi i tre giovani che ritengo possono ancora di più dare un impulso ancora maggiore a questa giunta e a questa, diciamo così, voglia di scommettersi per la città, e sono Pippo Sciacca, che si è scommesso in campagna elettorale con una lista, ma che dall'indomani è facente parte dell'MPA, e il giovane figlio d'arte Fenocchiaro Salvatore, che sicuramente non ho dubbi sull'impegno che metterà, dato che nel suo DNA già c'è una storia importante per la nostra cittadina, la storia del padre, e il nostro amico concittadino Rocco Torre, che è un dottore commercialista che sicuramente metterà a disposizione la sua capacità indiscussa nell'ambito del suo lavoro, ma che rappresenta una parte importante anche di un partito, l'UDC, che faranno parte di questa squadra. Manca il settimo assessore. Io ritengo di qui a qualche giorno di sicuramente avere l'altro nome, perché un altro pezzo importante che a noi facciamo riferimento, sicuramente auspichiamo che sia con noi, è l'altra parte dell'MPA. Io ritengo che l'aiuto deve venire anche da tutti voi che siete presenti, che ringrazio tutti stamattina qua, e quindi vedendo voi è come se io vedessi tutti 30 e passa mila concittadini della nostra cittadina. L'impegno di questo sindaco sicuramente è al massimo, l'amministrazione si appresta, e lo faremo sicuramente non noi squadra come amministrazione, e non solo i consiglieri comunali, e qui mi rivolgo al Presidente del Consiglio, sulla grande scommessa che da qui a breve ci appresteremo a fare, carissimo Presidente. La scommessa va fatta con la città, e al quale parlo della scommessa? Del nuovo piano regolatorio. Su questo sicuramente il confronto deve essere non di una volta, ma di più volte con la città, perché il ridisegnare tutto l'aspetto della nostra città deve interessare noi tutti, e non deve interessare sicuramente le quattro mura di questa stanza. E quindi con questo impegno, e con l'impegno che sicuramente Aci Catena sarà capace anche non solo di riscattarsi, ma sarà capace anche di dimostrare come l'ha fatto, e sono orgoglioso, e qui c'è l'assessore Pulvirenti che lo può dire, in questi due giorni che sono mancato a Torino, quando la nostra scuola, la Guglielmino, ha presentato un libro al Salone del Libro a Torino, e si è fatta veramente valere, e si è dimostrata che ha detto di tutto dei nostri concittadini, 18 ragazzi che hanno veramente capacità importanti. E quindi perché no? L'abbiamo detto più volte, questa Sicilia, questi siciliani ce l'hanno le capacità. E allora io ritengo che la mia città, la mia cittadina, possa essere una delle prime città della nostra Sicilia, perché ci sono tutte le condizioni. Abbiamo avuto grandi scrittori, poeti e persone di valido sicuramente che ci hanno posto a certi livelli, e io sono convinto, come mi diceva quel professore a Torino, che chi fa politica spesse volte deve avere la capacità di anche essere impopolare, perché l'investimento è più importante quando si fa sull'uomo, che spesse volte facendo 10 metri di panchina che possa essere visibile. Allora con questo impegno io dico che stamattina questo sindaco e questa amministrazione di qui a qualche giorno intraprenderanno un nuovo percorso importante per la nostra città. Grazie a tutti.